Ciao, io mi chiamo Erika Anna Savio e questo è il mio romanzo d'esordio. I ragazzi sognano in Technicolor, edito da Storie, uscito nel gennaio del 23. Il libro è ambientato in una periferia immaginaria di Torino nella seconda metà degli anni 80 e narra le vicende di una poco più che bambina di nome Lisa che si deve confrontare con la realtà ostile di un quartiere degradato. Una mamma troppo volubile e capricciosa per prendersi cura di lei e del fratellino e un padre assente. Nonostante tutte queste responsabilità, grazie al suo amore per i libri e anche all'amicizia, in particolare per un ragazzo chiamato Alex Cavallo Pazzo, Lisa continuerà a lottare per tenere in piedi i suoi sogni. Un romanzo che non è soltanto su quegli anni, sugli anni Ottanta, ma è in generale un romanzo sull'adolescenza che sotto sotto è sempre uguale, con i suoi sogni, i suoi timori e le sue speranze. Buona lettura a tutti, grazie.